Da una mancata corrispondenza tra popolo e autorità, quindi tra elettore ed eletto. Lei che cosa ne pensa? Io devo dire che noi leggiamo i referendum molto con gli occhi dell'ultima fase, perché per esempio nella scheda che abbiamo appena visto probabilmente vi siete resi conto che c'è riferimento a due grandi referendum che hanno molto cambiato la vicenda politica e sociale italiana, divorzio e aborto. In quei casi non pensiate che divorzio e aborto sono stati introdotti con il referendum. Divorzio e aborto sono stati introdotti con una legge del Parlamento. I referendum cercavano di cancellare quelli che erano per alcune delle conquiste, per altri invece delle novità sgradite che erano venute dalla decisione parlamentare. Quindi il referendum può essere inteso ed è stato all'origine inteso anche come uno strumento di contestazione delle decisioni parlamentari, cioè il Parlamento decide, in quei casi ha deciso, corrispondendo a quello che sembrava essere un bisogno della società italiana, non avere più il matrimonio indissolubile, non impedire alle donne l'interruzione di gravidanze. Una parte dell'Italia diceva: ma guardate che questo non corrisponde al sentire comune. Invece i referendum in quel caso hanno confermato che c'era una corrispondenza tra la decisione parlamentare e il sentire diffuso. Adesso è un modo per dire: il Parlamento non ce la fa ad affrontare alcune questioni, utilizziamo il voto diretto dei cittadini. Quindi, come vedete, il referendum può giocare diversi ruoli. Io non lo cristallizzerei soltanto in una di queste possibilità. Io volevo chiederle, considerando il sistema politico italiano bloccato, il referendum può in qualche modo sbloccare la situazione o finisce per aggravarla? Questa è una risposta difficile da dare. In genere devo dire che il referendum sicuramente rappresenta uno stimolo, ed è uno stimolo perché, a differenza dei referendum così come sono disciplinati in altri paesi, il referendum italiano ha una caratteristica che lo rende, se così posso dire, più democratico. Il referendum non viene dall'alto, non c'è un'autorità che in Italia possa imporre un referendum, sono i cittadini che lo devono chiedere, oppure cinque consigli regionali, cioè qualcosa che corrisponde a una realtà piuttosto consistente nel Paese. Io ritengo che dando un giudizio complessivo sulla storia del referendum in Italia, e mettendo anche nel conto che poi di qualsiasi istituto democratico, come si dice, si può fare abuso, però credo che il referendum rimanga un punto di riferimento importante. Anzi, in prospettiva e guardando a quello che accade in altri paesi, dobbiamo abituarci a convivere con i referendum. Allora, noi come oggetto abbiamo scelto un simbolo di percentuale con al posto della barra un coltello, una lama. Noi volevamo sottolineare con questo simbolo l'uso che, soprattutto negli ultimi tempi, si fa dei referendum e dei sondaggi. Secondo noi non sono più semplicemente un istituto di democrazia diretta, ma sono diventati più che altro uno strumento usato solo a livello politico. È quello che dicevo un po' prima, cioè del referendum si possono fare molti usi. Io però comincerei col distinguere. Referendum e sondaggi sono cose molto diverse tra loro. E torniamo un momento ai referendum. I referendum certo danno questa impressione, che corrisponde poi ai dati di fatto, di voler tagliare in modo radicale anche laddove c'è poco da tagliare. I referendum hanno un rischio in sé, pongono un'alternativa secca tra due ipotesi, la risposta è sì o no, mentre ci potrebbe essere una terza ipotesi che non entra in campo, e quindi i cittadini che non si riconoscono né nel sì né nel no potrebbero sentirsi un po' espropriati dicendo: ma voi ci state forzando. Oggi si dice spesso che i referendum non stanno andando tanto bene perché c'è scarsa competenza dei cittadini riguardo agli argomenti che trattano. Vorrei sapere lei cosa ne pensa riguardo al fatto che forse questo è soltanto una conseguenza della strumentalizzazione. Non si deve essere così pessimisti. I cittadini poi
sono in grado di valutare se vengono messi nella condizione di avere le informazioni adeguate per poter prendere le loro decisioni. Allora, in questa materia noi abbiamo certamente dei problemi, perché ci sono questioni che sono più semplici da affrontare. Quando c'era l'alternativa divorzio sì, divorzio no, aborto sì, aborto no, c'erano dei dati, come dire, di realtà, le persone avevano la possibilità di valutare sulle loro esperienze se rispondere in un modo o in un altro. Quindi, come dire, c'era già un accumulo di conoscenze personali. In altri casi, referendum più complicati, bisogna dare le informazioni. La domanda può essere, ma quando i referendum sono molti? Allora io vi porto un esempio. Certamente qui la difficoltà cresce nell'informare i cittadini. Vi devo dire che in alcuni stati americani, come la California, dove stanno crescendo molto i referendum e delle volte sono dei bei pacchetti, si usa molto in questo momento internet, e il cittadino che vuole avere informazioni va lì e trova tutti gli elementi che gli servono, sì, per potersi fare una propria opinione in materia. Credo, sì, che dovremmo anche noi cominciare. Mi è sembrato che molti degli ultimi referendum che ci sono stati non erano dei referendum di tale importanza da essere per forza decisi ai cittadini, c'erano spesso, secondo me, cose che forse poteva decidere anche il Parlamento. Ma questo è fuori discussione, però qui entriamo su un terreno di valutazione di opportunità, fare o no un referendum. E allora qui c'è un problema, io giudico i promotori, hanno fatto bene o hanno fatto male a proporre questo tipo di referendum, e abbiamo un meccanismo di possibile rifiuto, non vado a votare. Oppure giudico il Parlamento, perché non riesce a occuparsi di queste questioni e, virgolette, ci obbliga a rispondere a domande referendarie? Volevo chiederle se non ritiene che il cittadino, quando si trova di fronte a quesiti referendari che lo vedono impreparato, comunque in difficoltà, non subisca una certa sudditanza da parte del proprio partito di riferimento e che quindi si perda un po' la concezione del referendum come espressione diretta della volontà popolare. Beh, questo rischio c'è, però la mia impressione è che i cittadini sono sempre stati molto più liberi di quanto noi non riteniamo delle volte, perché stando alle maggioranze parlamentari, al gioco dei numeri dei partiti, avremmo avuto negli anni passati risultati molto diversi da quelli che si sono invece avuti in realtà. I cittadini, a mio giudizio, si sono dimostrati molto più autonomi di quanto non avrebbe fatto supporre una loro dipendenza dalle indicazioni dei partiti, che peraltro in questo momento mi pare che abbiano meno capacità di determinare in modo decisivo le opinioni dei cittadini, anche di quelli che sono a loro vicini. Io volevo chiederle, visto che spesso il cittadino sente lontana dalla propria sensibilità il mondo della politica, non sarebbe opportuno incentivare organismi che spesso operano in un territorio molto più locale e quindi favorire il decentramento, per esempio attraverso i consigli di zona? E questo sicuramente, però considerando la questione referendaria, oggi si tende a ritenere che i referendum sono, come dire, più produttivi proprio su scala locale, perché quando si discute di problemi locali, poniamo, apriamo un ospedale qui o lì, decidiamo questo o quel percorso della linea di autobus o di metropolitana, i cittadini hanno le loro informazioni, non sono succubi di qualcuno che vuole indottrinarli, perché conoscono i loro bisogni, sanno se l'ospedale per loro va meglio nel posto A o nel posto B e se conviene più che la fermata della metropolitana si trovi in una certa strada o in una certa piazza. Quindi, come dire, c'è già una massa critica di informazioni di cui i cittadini possono servirsi nel rispondere alle domande, mentre i referendum tradizionali, poniamo un referendum sulla pena di morte, ognuno di noi ha le sue opinioni, ma vi rendete conto quanto può essere influenzato un referendum in modo assolutamente non voluto dai suoi promotori? Se per esempio si vota il giorno dopo in cui c'è stato un grave attentato terroristico, le televisioni hanno mostrato cadaveri, famiglie, parenti che piangono e via dicendo,
c'è sicuramente un'onda emotiva che può spingere, non dico spinge, necessariamente a dire sì alla pena di morte. Io volevo chiederle, considerando che un referendum abrogativo non rappresenta totalmente la volontà popolare, in quanto spesso all'interno del referendum si trovano decreti e leggi che non vengono comprese appieno dal popolo, e considerando però anche che un referendum propositivo porterebbe a, diciamo, una dittatura della maggioranza, quali potrebbero essere altre forme di consultazione popolare che potrebbero modificare questa situazione che è un po' particolare? Ma io ho un'idea, ma è una delle tante possibili. Io penso, per esempio, che potrebbe essere rafforzata l'iniziativa legislativa popolare. Forse voi sapete che in questo momento 50.000 persone possono proporre una legge e questa legge va a far parte del grande stock di proposte di cui il Parlamento si deve occupare. Io sono stato 15 anni deputato, non è arrivato mai davanti a me una proposta di legge popolare. Allora c'è qualcosa che non funziona in questo meccanismo. Magari aumentando il numero delle persone che possono fare questa proposta, prevedere che sia tenuto il Parlamento a occuparsi entro un certo termine di questa proposta, e qualora il Parlamento non se ne occupa, a quel punto si ricorre al referendum. Questo in altri paesi è già stato sperimentato, non dico che sia la soluzione, ma è una delle possibili risposte a quello che è un vero problema. Salve. A proposito di formazione del cittadino, le volevo fare una domanda. Lei non pensa che oggi, che comunque con referendum e sondaggi ci sono gli interventi diretti del cittadino, però più che altro la scuola, più che formare al cittadino, forma al lavoro. Non è un po' una contraddizione? Ma in che senso? Cioè non c'è, voi dite... Ad esempio ore di educazione civica. Certo, sì, scuola. Sì, questo è un vecchio problema. C'è certamente un deficit di cultura civica che poi si ripercuote in tutta una serie di momenti, la comprensione del funzionamento delle istituzioni. E questo è tanto più grave, insisto, nel momento in cui le possibilità di intervento dei cittadini stanno crescendo. Se noi mettiamo per un momento a confronto due oggetti che sono qui, un computer e questa specie di mazzuolo, che potrebbe simboleggiare che cosa? Il potere del presidente di un'assemblea parlamentare, alla Camera un campanello, quando per esempio dice la legge approvata, poi chiude la seduta, suona il campanello. Il computer che cos'è? È uno strumento attraverso il quale il cittadino può acquisire direttamente informazioni. E in secondo luogo, forse avete letto sui giornali che in questo momento in uno stato americano, l'Arizona, dove c'è forte astensionismo, hanno detto ma forse noi riusciamo a riguadagnare un po' di attenzione dei cittadini facendoli votare da casa loro su internet. Ecco allora le nuove opportunità tecniche che possono sposare le due esigenze, più informazione e intervento immediato del cittadino. Però io qui vorrei, come dire, fare una messa in guardia. Non pensate, non pensiamo che la democrazia sia soltanto la possibilità di dire sì o no alla proposta che mi fa qualcun altro. Io credo che tutte queste tecnologie le dobbiamo guardare da questo punto di vista di presenza permanente e continua dei cittadini nei processi di decisione. Poi se intervengono anche nella fase finale, benissimo. Altrimenti anche la democrazia rappresentativa sarà resa più ricca da questo contributo che non viene solo da 630 deputati o 315 senatori, ma da questo concerto continuo e più ricco di voci che vengono dalla società. Si è parlato tante volte del popolo dei fax. Il popolo dei fax ha tante volte determinato decisioni e condizionato il voto parlamentare prima che, senza bisogno di far votare la gente, perché c'era stata una manifestazione dell'opinione pubblica che aveva messo in guardia i parlamentari dicendo se prendiamo questa decisione non siamo in sintonia con quello che i cittadini fanno o pensano. Per una più reale democrazia, secondo lei non sarebbe meglio introdurre la revocabilità dei rappresentanti parlamentari?
Io ho fatto il parlamentare. Il timore della revocabilità non rende, a mio giudizio, più responsabile o più libero il parlamentare. Lo rende più dipendente magari da interessi che hanno condizionato la sua elezione. Lo rende dipendente dal fatto che, per esempio, lui ha ricevuto dei denari da alcuni finanziatori, i quali finanziatori, nel momento in cui lo vedono prendere una strada diversa, gli dicono tornatene a casa. Ora io credo che in tutte le attività sia necessario far crescere la responsabilità, e la responsabilità sia, primo, con grande trasparenza del lavoro parlamentare e con quel giudizio che si dà al momento delle elezioni. Poi io do un mandato, devo essere attento nel momento in cui do il mandato. Io sulla revocabilità confesso di avere molti dubbi. Quanto è giusto che i sondaggi, come certi referendum, che sono comunque espressione del popolo, debbano influenzare le decisioni del Parlamento stesso? Certo, questo distinguiamo. Il referendum è un atto formale. Alla fine il popolo ha votato, con tutti i problemi e anche i rischi che abbiamo un po' visto, e mi pare che qui c'è qualcosa di solido. Poi i referendum non si possono fare tutti i giorni, abbiamo delle procedure molto lente. Per i sondaggi è diverso. I sondaggi certamente hanno introdotto una dimensione perfino nevrotica nell'attività di governo e nell'attività nel lavoro del Parlamento. Perché? Perché si dipende molto dal sondaggio. Tante volte non sappiamo poi questo sondaggio come è stato condotto, da chi è stato condotto, con quali garanzie, e leggiamo tutti i giorni aumenta, diminuisce il gradimento di questo personaggio, di questo ministro, di questo partito, di questa coalizione, e si cerca di adeguarsi a questi dati. Ora, in alcuni casi voi mi potreste dire è sacrosanto, perché in questo modo si è più in sintonia con l'opinione pubblica, ma nello stesso tempo ci sono dei problemi che debbono, non dico essere sottratti alle emozioni, perché oggi si rivalutano molto le emozioni, voi lo sapete, ma debbono essere sottratte a valutazioni estemporanee, a valutazioni che possono essere minoritarie quando i sondaggi non sono condotti con il giusto rigore. Quindi credo che gli strumenti del sondaggio sono utili. Gli strumenti del sondaggio però cambiano certamente i ritmi del lavoro parlamentare. Io volevo chiederle, alla luce di tutta la nostra discussione, qual è in realtà il vero valore del referendum e soprattutto come dobbiamo porci di fronte alle nuove proposte di referendum se noi non possiamo, cioè se il nostro intervento diretto non può essere solamente limitato a dire un sì e un no? I referendum sono un bene, io ritengo, sono importanti, debbono essere usati, ma non esauriscono affatto il processo di partecipazione dei cittadini. Se li identifichiamo con questo, rappresentano una distorsione del processo democratico. Io volevo sapere fino a che punto i mass media potevano influenzare gli ascoltatori sulle decisioni che devono prendere riguardo alle questioni poste dai referendum. Io non credo che ci sia una dipendenza totale, perché poi gli studi che si fanno sulle reazioni di lettori, radioascoltatori, telespettatori, utenti di internet sono un po' più articolate, però certamente c'è un ruolo essenziale. Se io do cattiva informazione, se non do sufficiente informazione, comincio con l'influenzare. Prima ancora che spingere il cittadino a votare in un modo o in un altro, basta che io non gli dia le informazioni e il suo voto non sarà adeguato alla complessità, all'importanza, alla delicatezza della materia che deve essere informata. Io credo che l'informazione ormai è una precondizione della democrazia. Non può esserci vero processo democratico senza informazione adeguata. Noi siamo stati nel sito della Camera e ci siamo soffermati sul settore per il referendum. E ci è venuta in mente una domanda. Cosa serve il referendum se poi bisogna fare un'azione legislativa che ne limita appunto l'esito finale del referendum? E poi non sarebbe più utile a questo punto un referendum propositivo?
Allora, sul primo punto, io credo che la funzione di stimolo al lavoro parlamentare del referendum non debba essere trascurato, perché, come avevo detto prima, ci sono stati casi in cui il Parlamento è stato spinto a intervenire in materie molto importanti solo perché erano state poste delle domande referendarie. In questo modo i cittadini, sia pure indirettamente, contribuiscono a quella che si chiama l'agenda parlamentare, cioè l'elenco delle questioni che devono essere risolte nell'interesse del Paese. Quindi non ci vedo una distorsione dell'uso dello strumento referendario in questa maniera, anche se preferirei, come dicevo prima, che questo passasse attraverso una rivalutazione dell'iniziativa legislativa popolare. Il referendum propositivo, se ne è parlato molto, soprattutto perché nella nostra esperienza un referendum nato solo come abrogativo, cioè per cancellare una legge o la parte di una legge, attraverso un sapiente gioco, qui cancello una, dove c'era no, non, io cancello il non e la volontà precedente del Parlamento, che era proibire qualcosa, diventa invece un dire sì a qualcosa, e quindi si è trasformato surrettiziamente il referendum abrogativo in un referendum propositivo. Allora, noi dobbiamo fare una scelta, qui sono d'accordo con lei, o ripristiniamo integralmente il referendum come referendum abrogativo, o avere finti referendum abrogativi che sono in realtà propositivi e in questo senso molto contorti e difficilmente comprensibili. Allora, di fronte a questa eventualità, meglio avere due discipline molto pulite, una del referendum abrogativo e una del referendum propositivo.